Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori. Motor Bike Circus, la passione per le ruote. Amici di LiveGP.it, motociclisti appassionati di motociclismo, buonasera e benvenuti alla puntata numero 232 di Motorbike Circus, il prossimo appuntamento del martedì sera dedicato al mondo delle due ruote. È una puntata molto speciale questa perché in questa puntata ovviamente avremo 17 mondiali di motociclismo in tutto e 15 li vedete già adesso con noi, ma lo annunciamo tra pochissimo. Intanto saluto chi mi fa compagnia, ovvero Alex Di Bisceglia. Ciao Alex. Ciao Marco, ciao Giacomo, buonasera a tutti. Ricordiamo che siamo in diretta sulla pagina Facebook di LiveGP.it, sul canale YouTube di LiveGP.it e anche su Spreaker, attraverso la quale è possibile raggiungere Radio LiveGP. Il nostro primo ospite l'avete ovviamente riconosciuto, 15 mondiali con noi, è Giacomo Agostini. Buonasera Giacomo. Ciao a tutti, buonasera. Bentornato a Motorbike Circus e Giacomo, con te ovviamente volevamo parlare innanzitutto di chiaramente attualità MotoGP, perché siamo molto vicini a ripartire. Beh sì, effettivamente finalmente riusciamo a ripartire, sembra che è ormai deciso, diciamo, a meno che succeda qualcosa di grave, molto grave, ma il 19 di luglio, insomma, dovrebbero iniziare le gare della MotoGP in Spagna, a Jerez. Quindi credo che sia molto importante questo inizio, perché rimanere fermi tanto, insomma, dobbiamo mantenerci vivi, ecco, quindi è giusto, visto che ci sono le possibilità, di ricominciare. Esatto. Giacomo, ci sono le polemiche ovviamente perché si fa esclusivamente in Spagna. Volevo chiederti un tuo parere su questa cosa, ad eccezione di ovviamente qualche gara che si farà fuori Spagna. Credo che la donna abbia chiesto a tutti, naturalmente, però prima di tutto credo che non tutti i governi accettino di organizzare, di lasciare organizzare un gran premio, e quindi sono stati costretti a fare due gare a Jerez, due gare in Austria. Fortunatamente Misano da noi c'è, anzi due anche a Misano, quindi sono stati costretti, ecco, non è stata una decisione, cioè non ci sono polemiche da fare in quanto ringraziamo Dio che riusciamo a fare qualche gara, ecco, questa è la cosa importante, anche perché non tutti gli organizzatori sono disposti, a parte i governi, ad accettare o meno gruppi di persone, eccetera. Anche gli organizzatori, tanti non sono in grado di organizzare una gara, soprattutto senza pubblico. Esattamente. Alex, vai. Sì, allora Giacomo, è assurdo, perché in realtà siamo stati fermi per talmente tanto tempo che questa valanga di notizie fra mercato e ripartenza effettivamente ci coglie, non dico impreparati, però ci sono veramente tante cose che succedono. La prima opinione che volevo... Vai, viene. Ecco, non riesco a sentire, la voce va e viene. Ok, e la prima cosa che ti volevo chiedere per quanto riguarda questo restart, in realtà riguarda Danilo Petrucci. Come vedi questo passaggio in KTM dall'anno prossimo? Non è chiaro, purtroppo si sente una parola e l'altra sparisce. Non riesco. Vai Marco, diglielo tu. Allora, no Giacomo, Alex voleva chiederti come vedi adesso... visto che comunque si parla tanto di mercato, di tutte queste mosse, la prima importante adesso è Danilo Petrucci in KTM. Purtroppo non sento. E c'è un po' di lag nella connessione. Aspetta, proviamo a... Non riesco a capire la frase. Ah. Adesso ci senti? Ci senti Giacomo? Mi sentite? Sì, noi ti sentiamo.
C'è qualche problema di connessione, evidentemente. Proviamo a fare... Giacomo, ci senti? Nella diretta anche questa. Proviamo a fare... Giacomo, ci senti? Ma prima sentivo io. E infatti è successo tutto quanto insieme, non riesco a capire... Ecco, prova a refreshare un pochino la connessione, vedi se magari cambia qualcosa. Allora, vediamo un attimo se... Perché io sono... Allora... Vediamo un po'. Il famoso bello della diretta. Esatto. Provo a... Cosa posso fare? Giacomo, ci senti? Vediamo se... Togliendolo un attimo e rimettendolo. Prova a togliere e inserirlo. Togliamo un po'. E mi sa che è la connessione di Giacomo. Sì. Credo che sia la connessione di Giacomo Agostini. Ci senti adesso, Giacomo? No. Ci deve essere qualche problema con la questione. Chiamalo normalmente, Marco, non importa. Sì, ok, facciamo così, adesso lo chiamo, lo scusate per i problemi, lo rimuoviamo dalla diretta e lo richiamo io al volo. Telefonicamente. Telefonicamente, ovviamente. Vai. Il collegamento da Erez ci potrebbe essere un pochino di problematica a riguardo. Esattamente. E che è lontano. Non si riusciamo. Pronto? Eccoci, Giacomo, ci senti? Ah sì, mi sembra, prima sento che non riesco più a mettere insieme la frase perché c'è una parola poi l'altra la salta. Ah, stranamente, aspetta un attimo che alziamo, ecco, ci senti? Sì, io vi sento. Ok, così. Allora, no, Giacomo, ti chiedevamo prima cosa ne pensi anche di Danilo Petrucci a questo punto, del passaggio in KTM di Danilo? Cosa ne penso? Del passaggio in KTM di Danilo Petrucci. Beh, dico, per lui penso che sia stata una buona occasione, nel senso che si trovava lì, non sapeva o Superbike o cose, invece direi che ha trovato un'ottima soluzione. Adesso starà lui a dimostrare quel che vale e soprattutto che la KTM riesca a dargli una moto competitiva. So che stanno lavorando molto, sono molto concentrati, vogliono vincere, però sai, tutti vogliono vincere, quindi penso sia sempre difficile. Però insomma sono felice per lui perché avrà la possibilità di dimostrare il suo talento. Senti, e questa situazione Ducati con Dovizioso in stallo con rinnovo e addirittura Lorenzo che si è riproposto a Borgo Panigale? Ma non lo so, qualcuno mi ha detto vicini ha detto che Lorenzo non si è proposto, mi hanno detto, però poi sai, non so se sia vero o meno, insomma. Chiaro. E per Dovizioso non lo so, non sappiamo tutte le cose, quindi è difficile anche dare un giudizio, perché giudicare questa situazione, perché non sappiamo se cosa c'è dietro, ecco, se magari lui vuole aspettare queste ultime gare o le prime, ormai sono diventate le prime della stagione, per dimostrare il suo valore o meno, non so, oppure la Ducati che non vuole lì, purtroppo non. Io mi auguro che trovino un accordo perché Dovizioso merita, è stato bravo, ha lottato con Marquez per tante gare, quindi però il motivo non so se è questione di soldi, questione di rapporto nell'azienda, nella squadra, non lo so, questo purtroppo non sono in grado di dare un giudizio. Ecco. Vai Alex. Sì, Giacomo, invece io riflettevo su
un certo collegamento nella situazione di Marc Marquez con quello che sei stato tu per il motociclismo e per il moto mondiale ai tuoi tempi. Però effettivamente non si è mai visto un contratto quadriennale ad un pilota che è stato letteralmente blindato. Non pensi che forse la Honda sia un pochino ostaggio di Marc Marquez in questo frangente e che quindi è per quello che Marquez è stato blindato per tutto questo tempo? No, ostaggio non so, perché credo di no, perché altrimenti non l'avrebbero sostituito per l'anno prossimo, ecco, non so. Io credo che nemmeno, cioè hanno firmato un contratto e poi lo rompono prima che lui abbia addirittura fatto una gara. Però io parlavo di Mark più che di Alex, perché Alex effettivamente, poverino, è stato anche trattato un pochino male, nel senso che non gli è stata data neanche la possibilità di dare prova del suo valore. Ma non è che questa cosa è stata utilizzata proprio per blindare Marc Marquez? Per far cose con Marc? Per blindare Marquez, Marc. Ma cosa vuol dire cacciar via il fratello per blindare Marx? Non ho capito. Il contrario, spiegaglielo te che mai... No, allora, no, tecnicamente quello che è successo è che pare che Alex sia stato, tra virgolette, usato da Honda per blindare per 4 anni Marc. Sì, ho capito, ma non faccio uno sgarbo così, non faccio un escamotage così con un grande pilota che lo voglio a tutti i costi, perché basta che Marquez dica perfetto, io non apro più al 100%, ma apro l'80% finché mi mandate via e vado un'altra parte. Quindi non penso che la Honda rischi una cosa simile, che rompa il feeling che c'è tra Honda e Marc Marquez, che è quello che gli dà le vittorie, insomma, perché la Honda vince oggi grazie a Marquez. Quindi questo sarebbe un grande rischio, perché se Marquez se la prendesse e volesse vendicarsi è un attimo. Chiaro. Però allora come ce la spieghiamo questa mossa di Alberto Puig, Giacomo? Perché ovviamente in realtà non la capisce nessuno. Perché è stata presa una decisione del genere nei confronti di Alex Piccolo? Questo ce lo chiediamo tutti. Comunque vorrei precisare che una decisione simile non è data da Alberto Puig, questo è uno dei dubbi. Questo arriva da livelli molto alti, dal Giappone, quindi non arriva da un team manager, questo sicurissimo. Sì, difatti ce lo chiediamo tutti, cioè perché prenderlo e poi prima che faccia una gara annuncio che lo sostituisco, facendo uno sgarbo a Marco, che è il loro grande pilota, che insomma, che è quello che gli dà, come ho detto prima, che gli dà le vittorie, che gli dà i campionati del mondo. Non so, ecco, dovremmo sapere, perché mi sembra strana, ecco, una decisione simile, ecco, è anche offensiva nei confronti di Marc. Quindi non so quanto la Honda possa così rischiare di perdere Marc per una cosa simile, ecco. No, chiaramente. E invece, Giacomo, Valentino Rossi in Petronas, come pensi che potrà andare nei prossimi 2 anni? Nel senso, lui dice che non sarà soltanto per salutare il pubblico, ma tu lo vedi competitivo? Ma innanzitutto non si sa ancora, perché non è ancora ufficiale, quindi io non so se io credo di sì, però per il momento sì, no, sì. Ancora per l'anno prossimo, forse per 2, forse non lo so. Valentino so che ha tanta voglia di correre ancora e potrà essere competitivo, però non so fino a che livello con i ragazzini, perché i ragazzini oggi insomma stanno dimostrando di andare molto molto forte e quindi non lo so. Certo, lui ha tanta voglia, probabilmente con questa voglia e con questa passione che ha, può darsi che riesca ancora a fare dei risultati. E invece dimmi una cosa, tu come lo vedi Quartararo? Perché Fabio Quartararo è stato dato come il nuovo Marc Marquez, però ci sono più di un pilota, tipo per esempio Francesco Bagnaia, che dice che Fabio riesce ad andare così forte perché la Yamaha è una moto molto semplice. Tu lo vedi effettivamente come il prossimo Marc Marquez a Quartararo? Ma Quartararo ha dimostrato di andare molto molto forte, poi la moto senz'altro, la moto ci vuole per tutti, la moto ci vuole anche per Marc Marquez, perché
cioè, se ha una carriola non può vincere nemmeno lui. Certo, diciamo, durante la stagione vincere il campionato del mondo contro Marc Márquez forse bisogna aspettare ancora un attimo, però qualche gara io penso che Quartararo la possa vincere, perché ha dimostrato di andare molto forte, nelle prove di inizio stagione ha dimostrato che la Yamaha è veramente migliorata molto, Vignales anche ha fatto record della pista durante l'inverno eccetera, ha battuto i record delle piste eccetera. Quindi la Yamaha credo che si presenti in forma, però ripeto, vincerà qualcosa la Yamaha, sono convinto. Campionato del mondo, oddio, finché c'è vita c'è speranza, però essendo obiettivo contro Marc Márquez in questo momento è molto difficile per tutti. Esatto, Giacomo, volevo chiederti invece, Suzuki, Rins, come lo vedi quest'anno, quest'anno un po' così, tra virgolette, rabberciato con tutto il problema che c'è stato del virus? Ma sai, il virus l'ha preso tutti, nel senso l'hanno preso tutti, l'hanno sofferto tutti, quindi partiamo ancora allo stesso livello. È un pilota molto veloce, molto forte, ha dimostrato l'anno scorso di andare molto molto, quindi anche nelle prove invernali sono andati la Suzuki è andata molto forte, i piloti anche. Direi che abbiamo perso un grande campionato, credo, perché si iniziava come doveva iniziare a marzo, avremmo visto veramente un grande campionato. Adesso vediamo un finale, speriamo senz'altro, io credo che sarà molto bello anche in poche gare, non so, 10 gare forse, e poi credo che ci daranno un indirizzo per l'anno prossimo, che se appunto guariremo tutti dal virus questo sparirà, avremo un grande campionato. Esatto. L'ultima domanda che ti chiedo, Giacomo, secondo te invece alla fine si faranno quelle 4 gare che sono rimaste in sospeso, quindi le 2 asiatiche e Argentina e gli Stati Uniti? Ma non so, dipende dal coronavirus. Dai, andiamo avanti pensando giorno dopo giorno, nel senso che dipende se tra 2 o 3 mesi veramente siamo tutti bene, però vediamo che è ritornato un focolaio in Germania, quindi siamo ancora tutti lì preoccupati, in Brasile muoiono 1000 persone al giorno, quindi non so quanto cioè non posso decidere niente, nel senso che vedremo anche le gare che facciamo adesso, iniziamo con la Spagna e speriamo e auguriamoci che questo coronavirus vada in vacanza e che riusciamo a farle tutte. Va bene. Grazie mille Giacomo. Grazie Giacomo. Buona serata. Alla prossima. Ciao. 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 E allora Alex, niente, abbiamo sentito un po' rabberciata anche la conversazione con Giacomo Agostini, che comunque ci ha fornito degli spunti anche interessanti per quanto riguarda il futuro di questa MotoGP. È che, vedi, in realtà poi ci poniamo tutti la stessa domanda, Marco, nessuno riesce a capire questa mossa che Giacomo ci dice, guardate, non è arrivata da Alberto Puig, è arrivata da più in alto, peggio, perché se fossi stato a questo punto in Alberto Puig avrei detto no ragazzi, voi una cosa del genere non la potete fare, con tutto il bene e tutto il rispetto che si può avere nei confronti della direzione giapponese, quella che è stata fatta nei confronti di Mark, nei confronti di Alex, è una mossa che è sbagliata da qualsiasi punto di vista, anche perché non era fondamentale adesso andare a distribuire questo tipo di informazioni. Fa iniziare il mondiale sia ad Alex che a Mark nel modo sbagliato. Quindi se c'è un modo per perdere un titolo mondiale è probabilmente questo. Finora hanno fatto questa che è a tutti gli effetti, per quanto mi riguarda, lo dico proprio chiaramente, se non c'è un'altra spiegazione più valida che noi non sappiamo, è una sciocchezza, è una stronzata, anzi proprio abbondiamo, perché hai rovinato comunque il primo anno di Alex Márquez nella MotoGP e comunque se l'è meritato, perché lui campione della Moto2 lo è diventato l'anno scorso, quindi tutto sommato io un anno di tempo glielo avrei dato. Hai fatto la stessa sciocchezza che era stata fatta con Casey Stoner quando è stato preso, che è dopo 3 mesi di campionato, io l'anno prossimo vado in onda. Non è necessario dare queste informazioni all'inizio del campionato, basta avere delle clausole di segretezza, che peraltro sono in tutti quanti i vari contratti, ed evitare che queste cose escano. Anche perché Paul Espargaro non ha nessuna fretta di annunciare
un eventuale accordo in questa frangente con Honda. Quindi per quanto mi riguarda è stata fatta una cosa sbagliata, e in più mi domando che clima ci sarà all'interno del box Honda fra Paul Espargaró e Marc Márquez. Anche per Paul può diventare un problema, perché vuol dire avere un altro muro come Valentino e Lorenzo? Non lo so Marco, è una domanda che ci facciamo tanto in tanti e non c'è una spiegazione valida. Esatto, torniamo un attimo a parlare invece anche di Ducati, perché chiaramente abbiamo aperto con Giacomo la questione Jorge Lorenzo, perché chiaramente la grande questione è che Lorenzo si sarebbe offerto a Dall'Igna per tornare in Ducati qualora appunto Dovizioso non dovesse rinnovare con Borgo Panigale, a meno che la carta Lorenzo non sia una diciamo un pretesto di Ducati per convincere Dovizioso a firmare alle loro condizioni. Ma smentiscono tutte e due le parti, sia Luigi Dall'Igna sia Jorge Lorenzo hanno detto che questa conversazione non è mai avvenuta, quindi se fosse stata una cosa di Ducati, Gigi Dall'Igna sarebbe il primo a dire sì, effettivamente è successo. Poi Lorenzo smentisce, ma tutti quanti penserebbero che Lorenzo smentisce perché poi se viene rifiutato ci ha fatto una figuraccia in assoluto. Allora, il nodo Lorenzo parte da Yamaha, perché è stato pagato fior fior di soldi per fare dei test che chiaramente, per pura forza di cose, non sono mai avvenuti. E adesso in Yamaha si domandano se questo budget utilizzato quest'anno sia da replicare l'anno prossimo. Lui oltretutto dovrebbe tornare a correre, ma in quale occasione, con quale moto, dove, cioè con la moto del test team, puoi fare due wild card, forse? Dopodiché se vuoi ritornare in pianta stabile devi aspettare che Valentino va via da Petronas, però un pilota che rimane fermo 3 anni, che è quest'anno più altri 2 anni di contratto di Valentino probabile, onestamente difficilmente troverebbe posto in. E io avrei ponderato, fossi stato in Lorenzo, più una soluzione Aprilia, ma non tanto perché in Aprilia il suo ruolo di tester sarebbe molto ben visto. In più ci mettiamo sempre il fatto che ovviamente, neanche a dirlo, adesso come adesso il sostituto di Andrea Iannone è Bradley Smith, che con tutto il bene che si può volere a Bradley non è Andrea Iannone. Un Lorenzo forse avrebbe potuto ottenere qualcosa di più dalla RSGP, e se lo avesse fatto al prezzo giusto probabilmente sarebbe stato in grado anche di strappare un'altra moto per l'anno prossimo, non necessariamente a discapito di Aleix Espargaró o di Andrea Iannone, ma in un qualsiasi altro team che potrebbe comodamente nascere nell'arco del tempo, anche perché comunque ricordiamoci sempre che Jorge Lorenzo qualche sponsor appresso se lo porta, quindi tutto sommato un minimo di visuale la garantisce. Sarebbe stata una bella avventura, e se fosse riuscita sarebbe stato un gran colpo per Lorenzo, perché comunque sarebbe stato uno dei pochi a vincere delle gare con 3 marche diverse, quindi con Ducati, con Yamaha e in questo frangente con Aprilia. E bisognerà vedere esattamente anche che cosa succederà ad Andrea Iannone. Secondo me l'effetto cascata nascerà proprio da quello che accadrà al pilota di Vasto quando la WADA ci farà, anzi la WADA, quando il tribunale di Losanna ci farà la grazia di dare a noi e soprattutto a lui, poverino, una risposta, anche perché penso che ne abbia pienamente diritto. Esattamente, sempre tornando nell'ambito Ducati, Alex, gli altri team che sono appunto Pramac e Avintia, insomma ci sono delle strategiette, e sembrerebbe pecco sulla graticola, perché c'è uno Zarco che scalpita. Sì, ma pecco sulla graticola mi sembra presto, cioè pecco si è fatto un anno. Alex, salutiamo il nostro amico Francesco Magaddino. Ciao, Fra. Magaddino Frank, che ci saluta. Dicevamo che a me sembra decisamente presto per dire pecco sulla graticola, più che altro perché pecco stesso ha avuto ben poco tempo, e lo sappiamo tutti quanti che quella è una moto difficile. Cioè Jack Miller, che l'anno prossimo passerà nel team Ducati ufficiale, ci ha messo 4 anni. È vero che lui veniva dalla Moto3, però 4 anni contro uno mi sembra una lotta abbastanza impari. Quindi a mio modesto parere quest'anno, che è un anno effettivamente un po' zoppo, Pecco potrebbe comodamente dimostrare di meritare non solo il posto del team Pramac, ma soprattutto la moto ufficiale del team Pramac, l'unica disponibile. E per quanto mi riguarda, uno Zarco nel team Pramac insieme a Pecco potrebbe essere un'ottima alternativa, anche perché secondo me Johan è un gran pilota, però il V4 è una cosa che lui non ha capito. È vero che KTM ancora aveva il traliccio quello vecchio, non è una moto eccezionale, eccetera eccetera, è altrettanto vero che pure Espargaró con quella moto ha fatto molto meglio. Quindi in realtà bisogna anche vedere adesso, quando Johan mette le mani sulla Ducati, esattamente che risultati riesce a ottenere, perché poi
tempi sul giro in prova, va bene, bello tutto, bella quasi, però poi a un certo punto bisogna vedere i risultati in gara, la costanza che c'è durante tutto quanto il campionato. Adesso come adesso temo che sia prematuro, nel senso, così come è stato prematuro per Alex Marquez questo tipo di decisioni, è altrettanto prematuro per qualsiasi altro pilota. Quindi secondo me questa strategia che sta venendo applicata adesso dai team privati è del tutto prematura, e soprattutto rischia anche di creare delle brutte sensazioni all'interno del box, quando adesso come adesso è fondamentale che nel box tiri una buona aria, perché non ci si possono permettere errori quest'anno, Marco. Cioè, le gare sono poche e 1-0 non lo recuperi, puoi fare quello che vuoi, ma il primo zero, anche Marc Márquez avrebbe difficoltà a recuperare 1-0 in un campionato così corto, anche vincendo tutte quante le gare. Cioè, 1-0, 25 punti di meno, vuol dire che se qualcuno arriva primo 5 volte e tu per 5 volte arrivi secondo, lo hai pareggiato quel distacco, ma devi arrivare secondo 5 volte. E poi, vabbè, ovviamente ci sono tante cose da considerare, però secondo me 1-0 adesso come adesso è complicato, e un pilota che non corre sereno non è difficile commettere un piccolo errore, eh? Esatto. E, Alex, oggi a Misano sono cominciati i test sia MotoGP che Superbike, ma anche qualcuno del CIV, perché c'era anche Lorenzo Salvadori con il team del CIV. E grazie alle dirette di un nostro amico, ovvero Max Temporali, sappiamo che il coach di Bradley Smith in Aprilia è niente meno che Shorts Claudio Corti, che ha fatto delle belle stagioni peraltro nel Moto America, eh. Ma la cosa più eclatante che ho visto recentemente è che in realtà i test erano strutturati in questo modo, oggi e domani avrebbero dovuto girare le MotoGP, mentre giovedì e venerdì avrebbero dovuto girare le Superbike. Nelle MotoGP abbiamo chiaramente Aprilia, KTM, Suzuki e Ducati. Ducati e Suzuki stanno correndo rispettivamente con Michele Pirro e con Sylvain Guidolin, perché non sono case con le concessioni, quindi non possono avere questi test con i piloti ufficiali, mentre KTM e Aprilia, che invece possono fare questa cosa qui, stanno correndo con tutte e quattro le moto con i piloti ufficiali. Di contro, teoricamente parlando, la Superbike avrebbe dovuto attendere a giovedì, perché Ducati ha prenotato la pista per 3 giorni e praticamente insieme a tutti i team Ducati, cioè Ducati Corse ha invitato anche i vari Bricks, Moto Corsa, Barney e Go Eleven, insieme a loro scenderanno in pista anche le Kawasaki di Jonathan Rea e di Alex Lowes, che andranno praticamente ad aggiungersi alle moto di Borgo Panigale. Ma al contrario da quanto si era detto, oggi sono scesi già in pista anche Chas Davis e Scott Redding durante i turni riservati alle MotoGP. Beh, non è tecnicamente sbagliato, perché lo possono fare senza grandi problemi, però è una sorpresa, perché in realtà doveva tutto quanto cominciare fra poco. Invece i ragazzi hanno deciso di rompere gli indugi e adesso, peraltro, con la mossa di Petrucci in KTM, Chas Davis è un po' col fiato corto, perché adesso ha bisogno di dimostrare in modo rapido, molto rapido, che il posto in Ducati ancora se lo merita. Quindi capisco perché Chas si è sceso prima. Scott Redding probabilmente non ha molto digerito la difficoltà che ha avuto nell'arrivare a podio durante le gare di Philip Island, e quindi ha ben pensato che forse era il caso di portarsi un pochino più avanti con il lavoro. Esatto. E a proposito di Superbike, perché comunque martedì scorso abbiamo parlato con Edo Vercellesi, e chiaramente è uscito il calendario nuovo, ma anche la timetable, perché Alex raddoppia addirittura la Supersport e anche la Supersport 300, anzi ti dirò di più, le gare della Supersport 300 sono ben 3, perché se conti la Last Chance Race dopo la Super Pole, alla fine sono 3 gare, cioè sì, 2 effettive di gara vera e una di gara qualifica. Però bisogna capire se la Last Chance Race ci sarà, Marco, perché loro adesso la danno per scontata, ma io prima voglio vedere i partenti, perché se non ci saranno 50 team come l'anno scorso, e difficilmente ci saranno quest'anno, non credo che ci sarà bisogno della Last Chance Race, e quello potrebbe essere uno slot del timetable che si viene un pochino a creare. È chiaro che, visto quel timetable, ho detto a Edoardo l'altro giorno, ho detto vabbè, ti vengo a portare il Gatorade, perché praticamente non avranno modo di riposarsi fra una telecronaca e l'altra mai per tutto quanto il weekend. Non è assurda, nel senso che tutto sommato non parliamo di una cosa secondo me non replicabile, e per quanto mi riguarda, proprio come fa il CIP che dà la doppia gara a tutte quante le categorie, non vedo perché la Superbike non lo possa fare. Io la doppia gara in Supersport la vedo molto bene, nella Supersport 300 altrettanto, però mi rendo conto che poi le difficoltà organizzative in caso di bandiera rossa lasciano veramente pochissimo tempo disponibile per eventuali problemi, quindi anche quello è una cosa sicuramente da valutare. Quest'anno, ripeto, per me è un anno domini in cui è facile organizzare
cose del genere per vedere come funzioneranno, nel senso, tanto è tutto quanto arrangiato last minute in quest'anno, quindi se c'è un qualche tipo di errore non vedo perché non fare dei test quest'anno per cercare di trovare la soluzione giusta per poi magari replicare anche l'anno prossimo il set delle doppie gare, non vedo perché no. Esatto, e anche bisogna calcolare anche che comunque molto probabilmente le gare quelle ancora, mi riferisco alla Superbike, ancora in sospeso, vedi Misano, vedi l'Argentina, vedi Assen, Donington e Losail, non è detto che si facciano. Però togliamo Argentina e Losail, perché sono due gare complicate, perché comunque sono costi elevati e tutto quanto. Abbiamo modesto parere quelle europee, qualcosa in Germania, però la Germania ci ha smentito la settimana scorsa accendendo due focolai, però per dirti Misano Adriatico, non vedo perché non si debba fare, cioè non c'è più il problema della quarantena, ci correrà già pure anche la MotoGP, secondo me Misano Adriatico si farà, il Lausitzring bisognerà vedere, no anzi lo Schleben bisognerà vedere, poi ci sono svariati circuiti tipo la Francia, perché non si dovrebbe fare Magny-Cours? È presto per dirlo a mio modesto parere, anche se poi diventa complicato incrociarli. Magny-Cours è confermata, sono Misano e l'Argentina che ancora devono essere confermate. Cosa hanno in comune Misano e l'Argentina? Cioè l'Argentina e il Sud America, visto il problema che c'è in Sud America, io lo capisco senza problemi. Misano Adriatico non mi puoi venire a dire che non è confermata, anche perché se riesci a fare due gare con la MotoGP non vedo perché non ne possa fare una con la Superbike, dai. Dipende, perché probabilmente Gregorio Laviglia aveva detto non aggiungeremo altre gare, quindi... Sì, ma perché? Cioè, qual è la motivazione? Può dirla comodamente una cosa del genere, direttore del campionato, figuriamoci, però ci vuole una motivazione dietro, perché sennò sta diventando un campionato spagnacentrico senza una motivazione valida. Se lui ci dice no ragazzi, perché abbiamo controllato i costi, perché sennò altrimenti i team devono prendere altri motori, oppure perché diventa complicato fare gli spostamenti, dà una motivazione e uno lo accetta senza grandi problemi. Senza motivazione sembra una presa di posizione che non ha molto senso, no? Io credo, l'ho interpretata come un diciamo un modo per anche risparmiare qualcosa, perché se tu... Sì, ma dopo che sei andato a Magny-Cours, sei a 400 km da Misano, che cos'è che hai risparmiato? Ci vai il weekend dopo e hai risolto il problema. Non è una questione di risparmio fare poche gare, cioè ha senso in assoluto, però poi dopo rischi che ti trovi degli sponsor che dicono ai team, voi avete fatto 7 gare, io non vi pago. Quindi in realtà il concetto qual è? Quello che è stato detto, fare tutte le gare possibili. Poi dopodiché, se tu mi dici questa gara non è possibile, ti ripeto, io sono il primo a dirti che il Qatar, così come l'Argentina, sono due gare che sono di difficile realizzazione, è complicato fare gli spostamenti, capisco che non si possa fare, ci sto senza problemi. Ma su Misano non hai motivazione. Imola nemmeno in realtà, cioè adesso se tu volessi recuperare Imola, quale dovrebbe essere il problema? Si può fare senza problemi. Lo hai dichiarato cancellato, ok, però... Ti devo fermare perché abbiamo una sorpresa. È con noi, entra, due volte campione del mondo della 250 e nell'86, è Carlos Lavado. Ciao Carlos, che tal? Ciao Marco, ciao Ale, come state? Tutto bene, Carlos? Tutto bene. Allora, benvenuto a Motorbike Circus. Ed è un onore chiudere questa puntata di 17 mondiali, perché prima i 15 di Giacomo Agostini più i due tuoi in 250, 17, per cui è un onore con te chiuderla. Carlos, partiamo un attimo anche con te dall'attualità e dopo ci spostiamo un attimo un po' sui tuoi ricordi, qualche aneddoto, perché ormai noi ci conosciamo da qualche anno, i soliti anche col dottor Costa, eccetera. Però chiaramente qualche aneddoto qua ce lo dovrai raccontare. Parliamo un attimo di attualità e chiaramente parliamo di MotoGP, perché stiamo per partire e si partirà a luglio. Che campionato sarà secondo te? Io penso che sarà molto interessante, perché comunque sono 13 gare, non è che sono poche. Ossia, perché molti dicono, abituati a 18-19 gare, 13 per loro, magari per la gente pensa che sono pochi. Noi facevamo 10-11 e c'erano meno punti. Comunque il problema sarebbe, essendo quelle due gare nello stesso circuito,
Adesso vediamo, per regola non dovrebbe vincere sempre lo stesso, no? Però io penso che più facile è, perché se hai la mano, il circuito se ti adatta, e comunque deve andare tutto sempre per bene. Comunque io penso che sarà molto interessante, perché ci sono un po' di piloti che daranno battaglia quest'anno. Senti, Carlo, se di tutti questi movimenti di mercato, tra quello che succede in Honda, HRC, con i putiferi, la famiglia Marquez, Pol Espargaró che potrebbe arrivare, insomma, cosa sta succedendo? Beh, veramente io penso che il coronavirus ha fatto male un po' a tutti. Perché in realtà non ci hanno fatto neanche gara, non ci ha fatto niente, comunque non vedo qual è la fretta di fare tutto il prima possibile. Adesso ormai possono aspettare anche la fine dell'anno, cioè non è che il tempo c'è. Comunque non so, lì c'è dei movimenti strani, sempre c'è il business, non ci sono tanti piloti in giro, quelli che ci sono se li vogliono tenere tutti. Allora penso che comunque quest'anno c'è la Suzuki che farà bene. Io penso che quest'anno i primi cinque saranno dei nomi mica comuni. Però Carlo, scusa, no? E soprattutto nell'ottica che abbiamo dei buoni piloti, ce li vogliamo tenere, no? Come ti spieghi la mossa di Honda? Perché cioè, l'unica cosa che si ottiene a mandar via Alex Marquez è fare arrabbiare Marc Marquez, che in realtà è il pilota che tutti vorresti tenere. Cioè tu gli hai fatto un quadriennale, la Honda gli ha fatto un quadriennale per tenerselo a lungo. Vai Carlo. Mia opinione personale. Per me Marc, non so se quei 4 anni li farà bene. Ho sentito che magari c'è una clausola dopo 2 anni. 4 anni sono troppi, si vuole vincere quei 15, tutti i titoli che vuoi, deve cambiare marca. E io penso che Alex, e le sbaglio è stato l'anno scorso, di già metterlo con lui. Dovevano aver fatto, per me potevano aver messo Nakagami e con Marc e Alex che partesse con Cecchinello già la prima volta, così non ne ha la pressione del fratello, la pressione di tutti. Io penso che in questi 6 mesi la Honda e penso che anche i Marquez, hai capito? Penso che anche la famiglia Marquez, non penso che lo facciano arrabbiare. Perché alla fine di giornata il fratello va a parlare con il fratello, gli darà una mano. Però penso che la pressione è molto meno stando in un altro team. Per me lo sbaglio è stato l'anno scorso averlo preso. Potevano esatto. aver fatto quest'anno così e basta. Sì, esattamente. Quello che dici tu è giusto, sì. Carlo, perché se ti ricordi, magari hai visto le immagini nei test di Valencia, Alex aveva già la livrea di Cecchinello, del team di Cecchinello. Sì, perché quella era una moto miscuglio, era in realtà. Sì. Poi il problema è stato che loro effettivamente volevano partire così, ma Crutchlow non si sarebbe allontanato, e Nakagami effettivamente non possiamo dire che meriti il posto in HRC più di Alex, no? Cioè anche per anzianità, sì, però questo, io penso che è la combinazione, ossia Nakagami la Honda lo vuole perché vuole sul giapponese con loro, e io penso non è che se lo meriti o no, perché non penso che a Crutchlow le dessero la moto per stare con Marche. Ossia, io penso la scelta che hanno fatto loro è giusta, ha vinto il mondiale, se merita essere con il fratello, ma questi mesi che la gente è stata ferma, che la gente ragiona, che sta lì a vedere che fa, che non fa, che casino c'è, magari se ne sono accorti che hanno sbagliato a metterle a Alex, anche io penso che anche la famiglia, tutti, io non so, io penso, beh, io li conosco, magari è una pressione, è troppo pressione per Alex avere il fratello lì con lui. Troppo presto, evidentemente. Io penso quello è...
Chiaro. Senti, invece di Lorenzo, che ne pensi di questa cosa? Adesso ci sono queste voci che dice che si è offerta a Ducati, però lui smentisce, da linea pure. Ma che, cioè... Io scherzo con gli amici miei, perché va bene che sempre c'è il giornalismo, che uno deve parlare, ma quando si parla un po' troppo, le robe alla fine vanno a finire che sono certe, no? E volevo vedere io, non so, Dovizioso all'Aprilia e Lorenzo con la Ducati, ma io non so, sarebbe un bel mondiale il 2021 fatto tutto così strano, eh? Infatti, io ce l'avrei messo su Aprilia nel dubbio, solo per vedere quello che succedeva, ma più che altro perché se vuole correre in Yamaha non c'è la moto, nel senso, cioè, anche volendo ricominciare a correre con Yamaha, devi aspettare per forza che Valentino va via da Petronas e entrare con una moto clienti. Con Quartararo e Vignales, che sono tutte e due comunque giovani e veloci, difficilmente si libererà un posto. Per il 2022. Ma nemmeno, ma forse nel 2023 addirittura. Ma io ce lo auguro, eh. Lui, tra che lui le piace correre, mentre le piace correre, lui può correre fino... perché alla fine non è tanto lontano. E comunque le moto oggigiorno, se tu vedi come, e nel tempo singolo, ma a Qatar c'erano, non so, 16-18 moto in un secondo, se no. Il mondiale sarà interessante, molto interessante. Carlos, torniamo indietro un po' ai tuoi tempi, raccontaci un po' qualche aneddoto. Beh, che te posso dire? Beh, comunque ha cambiato tanta, c'è più organizzazione. Magari nei miei tempi ti lasciavano fare delle altre cose, non so, tipo avevi due moto, magari avevi problemi con una moto nel giro delle ricondizioni e te lasciavano partire con la seconda. Cioè, che il regolamento dice sì, no, ma alla fine... Noi nel periodo nostro ci piaceva correre, c'era meno business, eravamo molto più amici, tutti i piloti, era più famiglia tutto, come la Superbike. E aneddota, niente, io perlomeno vedo una roba che mi ricordo tanto tempo fa, parlavo con la FIM, che gli parlavo lo della partenza, perché tu facevi la pole, e la pole fare primo o quinto era uguale, partivi nella stessa linea. Fila. E allora le altre aneddote che uno dopo la gara, dopo un'ora doveva fare la fila per prendere il premio d'arrivo, non è che te le mandavano in banca. Dopo un'ora che si facesse il risultato ufficiale dovevi fare la filina per prendere il premio di arrivo, che non era mica neanche tanto. Comunque ha cambiato tanto, io ho piacere, c'è più sicurezza. Quello sì, le moto hanno cambiato troppo. Le moto nostra, il pilota si vedeva di più. Comunque, guidare le moto di oggigiorno devi essere moderno anche, hai capito? Perché già tutto è... con rispetto a come guidavamo noi, già non si guida. Le moto sono diverse, sono più piccole, più compatte. Però ogni epoca c'ha la sua epoca, eh? Cioè, tutte le epoche non si può comparare. Chiaro. E non senti, invece, per quanto riguarda i circuiti... Quando nel 50, quando... Per quanto riguarda i circuiti, no? Rispetto a quelli dell'epoca... No... Ti piacciono quelli nuovi, tipo, che ne so, quelli fatti a tavolino da Til che stanno facendo adesso, quello nuovo in Argentina? Non erano meglio quelli vecchi? Perché vedi, oggigiorno già hanno fatto il regolamento che deve essere fatta di una maniera, vedi? In Olanda, perché parlavano della cattedra dei piloti, perché tu in Olanda era stretto il circuito, era con tante S e curve, che se tu non avevi la moto veloce, ma lasciavi il gas aperto, potevi anche vincere.
dopo pian pianino allora si fa più larga, si vuole più spazio di fuga e cambia tutto. Dopo le modifiche ci vuole tanta velocità perché il MotoGP arriva a 300 in un attimo, allora devono cominciare a fare le varianti prima, però tanto tempo fa c'erano dei rettilini lunghi, circuiti molto più lunghi e poche chicane. Tipo per dire, no? Dopo che è stata abbandonata Imola, secondo te è un circuito che effettivamente meritava l'abbandono da parte del Moto Mondiale o magari ci si poteva correre? Perché poi l'anno dopo ci ha corso anche la Superbike, tutto sommato i risultati sono stati sempre buoni. Circuiti come Monza, come Jarama... Sì, ma io ti dico, allora, vedi, Jarama perlomeno un circuito che adesso no, ci hanno fatto un quartiere, beh, hanno fatto, c'era prima un bel quartiere, adesso si è ingrandito il quartiere, il rumore, non si può fare, lo hanno modificato, l'hanno modificato un po', ma non hai parametri per poter fare delle gare. Imola è un bellissimo circuito perché è un circuito dove si impara, sali, scendi, curve veloce, curve che si va piano. Alla fine non c'è la norma, ci vorrebbe una corsia interna o esterna a Imola, per me basta, lì si farebbe tutto. Il problema è se capita qualcosa, deve entrare il veicolo dentro al circuito e ormai non si può più. No, è che ci sono le case di contorno e quindi non c'è proprio più neanche lo spazio per allargarlo, perché ovviamente già le acque minerali sei al limite, cioè dopo c'è soltanto la strada, poi c'è il muro e la strada che poi c'è quella della città stessa, non c'è proprio più lo spazio. E sai qual è il problema? Purtroppo, amico mio, sono sempre i soldi. Con i soldi si fa tutto. E certo, compri le case, butti giù e vai e modifichi. Tu trovi i soldi, Imola, se devono fare due lavori. Senza soldi si devono fare tanti lavori. Lo so, è vero. Come in tutte le parti. Quando io ho visto che hanno fatto il circuito di Valencia e stradale, perché non è mica tanto che l'hanno fatto, No. E tu dici, come mai... Io volevo fare un circuito in Venezuela e mi hanno detto che devo fare tutto questo e questo e quest'altro. Comunque, sempre l'interesse, purtroppo. Quello fa la differenza, fa tanto la differenza. Senti, invece, nel tuo periodo, no? Quando iniziava, diciamo, il dominio Aprilia nella 250, com'era avere una moto che non era Aprilia? Nel senso che all'epoca si parlava di... delle moto della casa di Noale come se fossero, diciamo, i Ferrari e gli altri andassero in giro con moto, diciamo, molto più tranquille. C'era veramente tutto questo distacco fra le 250 di varie marche? No, guarda che non era così. L'Aprilia erano bravi, sempre la Ferrari, vedi, però lì io purtroppo mai si avevano parlato, sai, di comparare la moto italiana, l'Aprilia, come se fosse la Ferrari. È stato più che altro quando è entrato Gilera, che era Gilera, Piaggio, allora sì, doveva essere tipo il Ferrari 2.4, perché dopo si parliamo, sempre c'è la Ducati, purtroppo, che sarebbe la Ferrari della MotoGP. Però l'Aprilia no, l'Aprilia sono stati sempre loro Aprilia, con le sue idee. Sono stati bravi, ho conosciuto tanta gente brava lì dentro. Senti, Carlos, la tua vittoria più bella qual è stata? Dimmi. La tua vittoria più bella? Beh, comunque ho fatto delle gare... C'è una che non l'ho finita, che si ricorda tutto, io in Jugoslavia. Però delle gare belle, sai che ce ne sono tanti alla fine, perché ognuna che vinci, una gara l'ha vinto
un meccanico non si porta un'accensione a una partenza. Si è portata l'accensione, avevo problemi nel warm up e per la partenza la moto si è spenta e sono arrivato al box, mi l'hanno cambiata e ho vinto la gara. Cioè, cose così, e sono partito ultimo in Francia e già quasi che arrivavo al gruppo davanti ho fatto un dritto, sono andato dietro un'altra volta, ho vinto per un secondo. A Yama sono caduto il venerdì, mi sono rotto un dito di una mano, un dito di un piede. Sabato non ho girato, la gara pronti via, sono caduto. La gara l'hanno sospesa, ho preso la moto numero 2 e ho vinto la gara. Cioè, per quello ti dico, ce ne sono, come ne ho commentate di tutti i cori, i miei meccanici poverini, perché potevo cascare in qualsiasi momento andando con 5 secondi, come avendo anche 14 secondi davanti che andavo per terra. Allora, va bene. Era il mio modo. Io così, ognuno al suo. Se avessi ragionato in un'altra maniera, mi è sentato un altro. Esatto, ognuno proprio il suo stile di guida. Va bene, grazie Carlos. Grazie Carlos. Speriamo di vederci presto, Carlos. Vamos a vedere il paddock. E che purtroppo non ho avuto la moto veloce sempre, allora... Io so se la differenza. Dimmi che ne ho sentito. Questo fa la differenza. Sì, no, dice che fa la differenza. La moto comunque aiuta, c'è niente da fare. Sento così. Con un po' di ritardo. Sento un po' tagliata la... Non riesco a capirti. Si è bloccato. Sì. Ci senti, Carlos, adesso? Sì. Ok. No, diceva Alex, la moto veloce fa sempre la differenza, comunque. No, cazzo, cavolo. Mi ho detto cavolo, no, non riesco. Sento le parole tagliate. Niente. Che bello questo diretto, io le adoro. Va tutto bene, dai. Ciao Carlos. Ciao. So che abbiamo l'internet un po' malo. Claro. Vamos a vedere il paddock, olè Carlos. Ciao Carlos, ci vediamo presto. Ciao. Oddio, bellissimo. Io le adoro questi diretti. E allora... Alex, giusto per chiudere questa puntata, facciamo gli auguri. Altro. Facciamo gli auguri a Kev Coughlan oggi. Kevin Coughlan, pilota, ex pilota comunque del Mondiale Superbike, della Stock 1000 anche, che è classe 88, il buon Kev Coughlan, e anche a Louis Rossi. Un anno dopo. Gli vogliamo proprio fare gli auguri a lui, Rossi, un anno dopo, classe 89, il buon lui Rossi. Auguri, asino. E anche da parte nostra vogliamo fare un grande in bocca al lupo ad Alex Zanardi, che si rimetta presto, lo speriamo tutti, perché comunque noi motociclisti, cioè noi appassionati o comunque motociclisti, abbiamo i nostri amici DD come testimoni di rinascita di una seconda della vita che dà una seconda opportunità. Peraltro ho appena letto Marco recentemente che praticamente sembra che dalla settimana prossima vorranno alleggerire il coma farmacologico di Alex per valutare il ripristino del sistema neurologico. Chiaramente è ancora tutto in prognosi riservata, è difficile anche avere notizie, ma più che altro perché gli stessi medici non hanno ancora molto ben chiaro come sarà il quadro clinico all'evoluzione, anche perché l'urto sembra che abbia toccato anche alcuni nervi visivi e bisognerà capire se ci saranno problemi alla vista per Alex. Quindi noi incrociamo le dita, ne parliamo tutti i giorni, ma non per fare dello sciacallaggio, perché non è quello il punto. Quando si parla di un pilota come Alex, che ha dimostrato tantissimo, ma non lo ha dimostrato solo a livello di velocità, è proprio della sua forza d'animo. Cioè Alex ha vinto
da normodotato, ha vinto senza gambe, ha cominciato a correre con l'end bike, ha vinto 5 medaglie d'oro e 3 d'argento, ha fatto le 24 ore con i comandi al volante. Cioè parliamo di una persona con uno spirito, una forza d'animo che è veramente non solo da apprezzare ma soprattutto da prendere come esempio. Quindi quando succedono cose del genere, peraltro si è anche capito ormai, sembra abbastanza chiaro che purtroppo è stato una semplice perdita di controllo dell'end bike. Ho visto anche tanti commenti anche abbastanza cattivi nei confronti dell'autista del camion, che poverino guidava un bilico su una strada veramente stretta, c'era ben poco che potesse fare. È stata purtroppo una casualità terribile, nei confronti della quale non ci sono colpe. Doveva essere comunque un evento, diciamo, in stile benefico, ma soprattutto una dimostrazione soltanto che l'Italia era ripartita, non era una vera e propria gara, era una staffetta. E purtroppo gli imprevisti succedono quando passi una vita al limite. Alex, qualsiasi cosa facesse, la faceva sempre al 150%. Sono cose che purtroppo possono succedere, quindi adesso noi ci limitiamo a tenere tutti quanti in redazione, gli appassionati, le persone che lo conoscono, siamo tutti con le dita incrociate e facciamo tutti quanti per il tipo, per Alex, perché vinca anche questa. Esattamente, e Alex, noi comunque conosciamo bene anche la storia dei nostri piloti DD, quindi sappiamo un po' le loro storie. Da gente con una forza d'animo veramente tremenda, da Emiliano, Maurizio Castelli, bravo. Alex, tutta gente che veramente ha una forza d'animo mostruosa e non puoi non ti fare per loro, è proprio impossibile non ti fare per loro. C'era Alex Innocenti, poi Alan Kempster che correva con due arti e basta. Da un lato c'è anche Lorenzo Picasso, comunque che è tutta gente che non ha mai mollato. La parte più bella è proprio tutta gente che non ha mai mollato. Non ha importanza quanto difficile sia stata la vita o quale palla rotante gli sia stata lanciata, comunque loro hanno sempre ribattuto, hanno sempre continuato. Infatti l'in bocca al lupo ovviamente per tutti quanti, in particolar modo in questo periodo per Alex. E allora noi siamo in chiusura di questa puntata, però ricordiamo gli appunti prima, che questo fine settimana a Road America c'è il secondo appuntamento del Moto America, aperto però ai tifosi, sempre ancora con Cameron Bobier che prova già subito l'allungo con Tony Elias, che deve invece rincorrere e recuperare dai 2-0 di Road America 1. Domani invece ricordiamo l'appuntamento con Speedy Woman, il programma della nostra Anna Mangione. Giovedì continuano invece un'altra semifinale del nostro Live GP Motor Quiz, e pian piano torneremo anche noi eravamo quattro amici al box, pian pianino torneremo anche noi perché le gare si avvicinano e torneremo anche noi, tornerà anche il nostro programma scanzonato del giovedì sera. Alex. Sì, se ci fanno scendere in pista, noi ritorneremo volentieri a stapparci una birra con tutti quanti, questo progetto addirittura in diretta video, e sarà sicuramente una cosa divertente perché ovviamente sarà, diciamo, una versione molto diversa di Motorbike Circus, in cui si punta, diciamo, a non a dissacrare, però in generale a parlare come se fossimo degli amici più che dei professionisti del settore, di quello che normalmente non potremmo dire, di cose che non ci sono piaciute o che ci sono piaciute particolarmente, delle ombrelline, delle livree, di un po' di tutto, insomma, del taglio di capelli di Bautista, che però finalmente se li ha tagliati. Esattamente. E allora, Alex, io ti ringrazio per avermi fatto compagnia, ci sentiamo martedì prossimo perché avremo uno speciale tutto dedicato al CIV, perché il CIV, il nostro campionato nazionale, sta anche lui per partire dal Mugello, dal Mugello, quindi campionato ovviamente ridotto anche il CIV, però quattro round ma intensi, perché ci sarà tanta carne al fuoco al CIV. Alex, ti ringrazio. Assolutamente Marco, ci sentiamo martedì prossimo tutti i ragazzi e prepariamoci per il CIV. E anche da parte mia, Marco Pezzone, tutto, un saluto e alla prossima, ciao ciao. Ascolta Radio Live GP, la prima web radio italiana sul mondo dei motori.